Ciao a tutti, ben ritrovati. Seconda parte del metodo del picchio. Nella prima parte abbiamo visto un po' in cosa consiste, perché è diventato così famoso. E quindi si basa tanto sulla ripetizione degli stessi esercizi nel tempo utilizzando meno tempo. Continuiamo, abbiamo visto i primi 10 esercizi e quindi continuiamo con un undicesimo esercizio tratto da questo famosissimo bestseller, quindi libro molto venduto di Alex Smith. Diciamo che ha creato così tanta curiosità per quanto riguarda la tattica, che ha avuto parecchio successo. Posizione numero 11. La mossa è al bianco. La minaccia del nero è evidente. C'è una coordinazione qui da lontano, batteria contro il nostro re, quindi minaccia di matto alle porte. E dunque ciò che dobbiamo fare è qualcosa di concreto. Ricordate che il segreto per trovare quasi sempre le mosse corrette è semplicemente analizzare nell'ordine le mosse che danno scacco, quelle che catturano pezzi. E se siamo così sfortunati che le precedenti mosse non funzioneranno, allora cercheremo di migliorare i nostri pezzi. Il giocatore che sta peggio, perché in questo caso, oltre alla minaccia di matto, i pezzi del nero sono sicuramente meglio coordinati. C'è anche questa coordinazione con i due alfieri che puntano lì la zona del re avversario. In questo caso, ciò che dobbiamo fare e che dobbiamo creare è una mossa concreta. Allora, è una posizione molto complicata. Il bianco è in chiara difficoltà. Difendere il punto G2 non è facile, ma sarebbe anche controproducente. Diciamo che potrei fare senz'altro Don F3. Però dopo Don F3 il nero magari si limita a cambiare tutto e poi a migliorare la posizione dei propri pezzi. Una torre sulla seconda o settima traversa è sempre un miglioramento della torre. Idee per il bianco. Potremmo accorgerci che se riuscissimo in qualche modo a portare la nostra regina all'in F8 si verificherà un tema di scacco matto. Perché mi accorgo di questa idea? Perché il re del mio avversario è lì vincolato all'angolo. Ogni volta che ogni volta che il re del vostro avversario si troverà lì verso uno dei quattro angoli della scacchiera, considerate la possibilità di dargli matto, quindi questo matto del corridoio torna in essere. Continuando con l'analisi della posizione, un altro possibile temerario scacco, senz'altro quello in F6, ma non funzionerà semplicemente per le possibili semplificazioni. Dopo le semplificazioni, il nero, che comunque sia ha un pedone in più, porterà la torre sulla seconda traversa, attaccando l'alfiere e chiaramente coordinando nuovamente alfiere ed eventualmente donna, comunque insieme alla torre, sempre su G2. Cosa fare? La mossa qui è difficile e nonostante sia l'esercizio numero 11 rispetto ai prossimi che vedremo, la mossa è molto complicata. La prima mossa, quindi la mossa migliore è questa qui, un movimento di alfiere impegnativo perché chiaramente è un pezzo che poteva essere catturato due volte. In caso di cattura di torre, come annunciavamo prima, ci sarà il matto. In caso di cattura di donna, come in questo caso, il bianco, giocatore che stava peggio in una posizione complessa, si limiterà a uno scacco perpetuo. Quindi scacco, la donna riprende, il re si sposterà e qui il bianco si limiterà a fare avanti e indietro con la propria regina, ripetendo la posizione tre volte, dunque riuscendo a pareggiare. Posizione numero 12. Vediamo un po' cosa possiamo leggere. Dalla struttura pedonale, intanto la prima cosa che salta all'occhio è che ci sono due pedoni in più. Tutte le semplificazioni senza un adeguato compenso, quindi senza una ricerca di iniziativa o di complicazioni, porteranno il nero a concretizzare questo suo vantaggio. Tra l'altro, sono due pedoni centrali che chiaramente valgono un po' di più, di cui uno, questo pedone è totalmente libero. Più semplifichiamo i pezzi, più questa posizione sarà compromessa. L'idea del bianco: il bianco si trova con tre pezzi pesanti, donna torri, nella direzione del re avversario e quindi, come sempre, le prime mosse da considerare sono le mosse che danno scacco. Il punto di partenza potrebbe essere la regina in H6, scacco al re perché è chiaramente sostenuta dalla torre, lo scacco di torre in F7 e il cambio delle donne. Il cambio delle donne lo scartiamo, non lo consideriamo per i motivi che ho detto prima e dunque. E torre F7, anche questa merita attenzione, ma dopo la semplice cattura ci accorgiamo che non c'è nulla. La mossa migliore è questa. Qual è l'idea? L'idea è creare un tema di sovraccarico. Per chi
magari ascolta questo termine per la prima volta, il pezzo in sovraccarico è il pezzo che sta svolgendo più ruoli. In questo caso il nero ha un pezzo in sovraccarico ed è la donna. Che ruoli sta svolgendo? Sta senz'altro difendendo la casa a casette, dove il bianco è già pronto lì a coordinare i pezzi contro, e sta anche difendendo la casa F8 perché c'è questo ingresso, questa coordinazione di matto nell'aria. Dunque, il pezzo in sovraccarico semplicemente bisogna cercare di farlo scoppiare, cercare di deviarlo, di allontanarlo, cercare di fare pressione proprio contro quel pezzo. Il bianco riesce in questo con Torre F8 scacco. La donna cattura, dopodiché il matto è a seguire. Continuiamo. Posizione numero 13. In questo momento, anche questa è una soluzione difficile. Comunque, in questo momento cosa potremmo dire? Il nero, a mio avviso, sta meglio perché, ok, ha superato la metà scacchiera con un cavallo che, seppur lì al bordo della scacchiera, qualche minaccia, qualche ruolo potrebbe averlo. Potrebbe saltare forse in B2, forse in C3, e se non adesso, magari in futuro. Comunque sia, questo cavallo che ha superato la metà scacchiera garantisce al nero un maggiore spazio. Un altro motivo che mi permette di affermare con certezza che il nero stia meglio è che la struttura pedonale del arrocco del bianco, seppur solida, è la tipica struttura di fianchetto, ma come vediamo non manca qualcuno, manca l'alfiere di fianchetto, quindi comunque sia si sono create tante case deboli in questo lato della scacchiera. Il bianco non ha le stesse coordinazioni del nero, qui il nero ha una coordinazione lungo la colonna F. Un alfiere che comunque sia, per quanto in G5 potrebbe non avere alcun ruolo, crea un piccolo tema che è quello dell'inchiodatura, perché questo alfiere di case chiare, o meglio, questo alfiere bianco, non può spostarsi perché dietro di lui c'è la torre. Un altro motivo che salta all'occhio è la posizione della donna, perché se ci soffermiamo, questo è un consiglio pratico, quindi durante il corso delle vostre partite cercate nella fase di medio gioco, quindi in questa fase centrale, di analizzare concretamente il ruolo di ogni pezzo. Se individuate che il vostro avversario è un pezzo un po' più forte di altri, cerchiamo di cambiarlo. Se ci accorgiamo che il nostro avversario magari è un pezzo che non ha tanto spazio, allora lì campanello di allarme e cercheremo di fare pressione contro quel pezzo. E la mossa migliore, ed è abbastanza invisibile, è cavallo C3. Qual è l'idea? L'idea che un cavallo in C3 chiaramente attacca la donna, che come vedete non ha tante case dove spostarsi, l'unica casa sarebbe D3, però dopo il cambio mancherà il difensore dell'alfiere. Ok, ho disegnato tanti colori, tante frecce all'interno della scacchiera, quindi pulisco un po' tutto, e dopo cavallo C3, se lui cattura di alfiere, mangio la torre, quindi sono soddisfatto, vantaggio di materiale, posizione superiore. Qualora avesse spostato la donna, semplicemente si sarebbe verificata la posizione di cui parlavo prima. Continuiamo. Esercizio numero 14. Ok, in questa posizione la mossa al nero sembrerebbe che il nero qui stia dominando. Ha superato la metà scacchiera con 1, 2, 3 pezzi. Questi due cavalli, comunque sia, stanno controllando case importanti intorno al re avversario. Nel precedente video vi dicevo che solitamente se un giocatore riesce a controllare tre case intorno al re avversario, con molta probabilità saremo in presenza di qualche tattica concreta. In questa posizione c'è una tattica, è chiaro, perché comunque sia sono esercizi di tattica, quindi c'è una soluzione per ciascuno dei giocatori. E anche in questo caso ciò che può saltare all'occhio è la posizione del pezzo più forte, perché in questo momento il pezzo più forte, il pezzo migliore del bianco, la regina che si trova in E2, però svolge anche in questo caso un ruolo di sovraccarico. Il primo ruolo è evitare che la regina nera possa andare in E1 dando scacco. Il secondo ruolo, difendere questo pedone. L'ingresso di una regina in E1 sarebbe fantastico per il nero e chiaramente disastroso per il bianco, perché la regina in coordinazione con i due cavalli avrà un ruolo decisivo, creerà delle minacce di matto. Infatti, in questa posizione la mossa corretta è proprio il sacrificio di torre. Se lui deciderà di catturare,
con la donna in E1, scacco, il re intrappolato dai cavalli che abbiamo visto prima. L'unica mossa sarà difendere con la regina, ma dopo la cattura, troppo tardi, scacco matto in vista. Si continua, numero 15. E la mossa è al nero, il tema è abbastanza tipico, debolezza dell'ultima traversa, in questo caso della prima. E il tema è quello del matto, vi do qualche secondo, qualcuno già avrà intuito di cosa si tratta, e per chi ancora non ha trovato la soluzione ricordate la sequenza logica, quindi mosse che danno scacco, che catturano pezzi, miglioramento dei nostri pezzi. La soluzione è proprio una mossa che dà scacco. Dopo la cattura sarebbe seguito il matto. Ok, il bianco qui ha deciso di non catturare, però poco importa perché abbiamo già catturato una torre. Le mosse successive da considerare sono sempre quelle che danno scacco, quindi io inizio da questo scacco che chiaramente darà soddisfazione al gioco del nero. Siamo in presenza anche di uno scacco matto, ma al di là dello scacco matto ricordate che quando avete un vantaggio materiale potete anche gestirlo in modo più facile. Se semplificate, alla fine vincerete lo stesso. In fondo, vincere in 10 mosse, vincere in 50 mosse vi darà sempre un punto. La donna cattura, mossa che dà scacco. Lui interviene in difesa. Sfrutteremo questa inchiodatura catturando con l'alfiere in G3. Lui chiaramente non può catturare perché la regina bianca è inchiodata. E a questo punto, troppo tardi, interviene anche la torre. E lo scacco matto sarà alla successiva. Si continua, esercizio numero 16, tratto anche questo da una partita di un ex campione mondiale di Steinitz, che in simultanea nel 1896 ottenne questa posizione. Qui siamo in presenza di un tema di matto abbastanza tipico, e ricordate che in apertura, se il vostro avversario muove il pedone F, con molta probabilità l'iniziativa la cercheremo sulle case bianche. Infatti questa freccia che ho colorato di verde indica una possibile minaccia. A questo aggiungerei che il ruolo dell'alfiere di case chiare potrebbe essere molto forte e determinante perché già controlla una casa vicino al re del nostro avversario. E allora a questo punto mi devo chiedere quale potrebbe mai essere il modo migliore per portare la regina qui. Chiaramente devo fare qualcosa di concreto. Quindi io sposto il cavallo e se lui mi cattura interviene la donna, se non mi cattura ho guadagnato un pedone con una successiva minaccia di salto in F7. Ok, così vince il bianco. Posizione numero 17, dedicata sempre a Steinitz. In questa posizione ci accorgiamo che la posizione del re del bianco è disastrosa. È rimasto lì al centro della scacchiera. Non è chiaro per quale sequenza sia rimasto lì. E sta subendo un possibile attacco perché i pedoni del nero sono già pronti per attaccare. Il bianco da parte sua ha superato la metà scacchiera. Se il nero ha fatto lo stesso con un pedone, noi abbiamo portato un cavallo in avanti e quindi secondo la teoria noi abbiamo un piccolo vantaggio di spazio. Cerchiamo dunque degli scacchi. Ok, il primo potrebbe essere questo. Qual è l'idea? Che quando io do scacco in realtà metto in comunicazione anche i due alfieri, di cui l'alfiere nero non è difeso da nessuno e quindi mi permetterà eventualmente di guadagnare un pedone con scacco. Allora, cattura in A7. E lui si sposta. Ok, se avesse spostato il re in B8 avrei catturato l'alfiere con soddisfazione. Se avesse catturato di cavallo, lo stesso, catturavo l'alfiere, pedone in più, con un alfiere in una zona della scacchiera molto rischiosa. A questo punto non mi resta che provare a semplificare. Probabilmente cavallo per C6. Cerco di guadagnare un tempo contro la sua donna, quando lui riprenderà, io ricatturo. Ho catturato un pedone in una zona della scacchiera importante perché si trova lì il re del nostro avversario e quindi dunque sarà tutto molto più facile. Posizione 18, anche questa dedicata a Steinitz, la soluzione di questo esercizio non è né più né meno che quella che abbiamo visto in precedenza e quindi c'è una coordinazione su F7. Ricordate che il più delle volte quando il vostro avversario in partita muoverà l'alfiere del lato di donna, lascerà delle debolezze dietro, in particolar modo sul punto B7, e in questo caso l'alfiere che non è difeso è il tema dell'esercizio. Si potrebbero anche verificare temi tipo quello che si chiama matto di Legall. Il matto di Legall sfrutta un alfiere che si sposta troppo presto in G4.
In questo caso questo alfiere non è difeso da nessuno, dunque alfiere per F7 scacco, intanto abbiamo catturato un pedone, e quando abbiamo adescato il re in quella casa, seguirà la cattura centrale con doppio per poi riprendere l'alfiere. Continuiamo, posizione numero 19, e a questo punto vediamo quali potrebbero essere le nostre idee in attacco. Direi che il nero possiamo sicuramente dire che ha qualche idea in attacco, c'è un controllo lì su C2 e c'è anche un'idea di cavallo che possa saltare in A2 magari dando scacco. La posizione del re del bianco è abbastanza scoperta, da chiaramente meriteranno attenzioni e meriterà attenzione questa manovra di torre, la famosissima manovra dell'ascensore di cui in cui la torre si sposterà sulla sesta, settima traversa. E sulla sesta o quinta traversa in questo caso, per poi spostarsi di fronte all'avversario. Siamo in presenza di un sovraccarico, e il sovraccarico è sempre dato da questa donna che deve difendere C2, e quindi se io riuscissi a eliminarla, spostarla da lì, chiaramente si creerà il tema di matto. Torre per E3 cattura la mia attenzione, perché se lui catturasse la torre, darò il matto a seguire con donna C2. Se lui deciderà non catturare, e a quel punto va bene, catturerò l'alfiere e mi resterà comunque una posizione superiore perché avrò dei pedoni di vantaggio e oltre a questo minacce di matto, così come dicevamo prima. Quindi il nero qui guadagna due pedoni e mantiene iniziativa. Posizione numero 20, e il tema è un tema che abbiamo già visto, ossia sfruttare queste case chiare. E quindi, senza pensare molto, cavallo G5, che è già un'idea che abbiamo affrontato in questo video, è la soluzione. Posizione numero 21, si continua. Anche qui l'attenzione potrebbe andare sulla liberazione di questa diagonale, quindi la scoperta. Gli sposto il mio cavallo, attivo la donna, a quel punto cercherò di attaccare il re rivale. Quindi, cavallo E5 potrebbe essere un'idea. Cavallo per G5, per ovvi motivi, anche per motivi materialisti, io catturo comunque un pedone. Potrebbe essere un'altra. Questo è senz'altro il modo più rapido per liberare la nostra regina. E allora andiamo proprio in quella direzione. Cavallo per G5, lui ricattura, attiviamo la donna e adesso questo re è un po' ballerino lì al centro della scacchiera senza una sicurezza reale. Catturiamo in G5. Come sempre l'idea è quella di analizzare per prime le mosse che danno scacco. Una donna in G5 da scacco soddisfa la posizione, l'idea che vogliamo, e dopo cavallo F6 direi che una mossa semplice come 5 guadagnerà un pezzo con un po' di iniziativa, altrimenti se vogliamo creare complicazioni porteremo altri pezzi protagonisti in gioco. L'alfiere in C4 potrebbe essere uno di questi. Comunque sia, E5 è senz'altro la mossa più pratica. Manteniamo una situazione dove noi abbiamo iniziativa, il re del nostro avversario è molto scoperto e quindi non mi resterà altro che recuperare il pezzo con iniziativa. Ultima posizione, e anche qui per i più attenti l'idea è esattamente la stessa, l'abbiamo già vista, perché l'idea è giocare sulle case bianche. Ricordate, consiglio, ogni volta che il vostro avversario, soprattutto in apertura, muoverà il pedone F, a quel punto tutto per aprire gli spazi sulle case chiare. E anche qui cavallo per E5 è la soluzione del nostro esercizio. Dopodiché libererò la donna, e in coordinazione con l'alfiere creerò un po' di pressione al nostro avversario. Spero che vi stiate appassionando. Come sempre, nella descrizione del video trovate diciamo tutta la serie di esercizi. Quindi vi invito a svolgerli nel tempo per cercare di vedere se questo metodo del picchio è effettivamente così efficace. L'idea di questa serie è cercare di migliorare la tattica di tutti coloro che osservano i video. Siamo arrivati alla posizione numero 22, continueremo più avanti con le altre soluzioni. A presto!